Buonasera e bentrovati a Pro e Contro, è un momento esaltante per le due abruzzesi di Lega Pro, reduci da successi che incalzano la capolista Ascoli. È sempre più caldo il mercato, nei giorni scorsi tanti colpi messi a segno dall'Aquila, oggi anche il Teramo ha battuto un colpo molto importante con l'innesto ufficiale di Milicevic che arriva in prestito dal Pescara. Colpi che aiuteranno le due squadre ad essere ancora più competitive nello sviluppo di un girone di ritorno che si preannuncia elettrizzante nella lotta al vertice, con tante squadre che al momento sono in pochi punti. Poi chiaramente butteremo uno sguardo anche sulla Serie D, ma questa sera saremo molto concentrati sulla Lega Pro. In Serie D ha vinto soltanto il Chieti nell'ultimo turno e c'è una lotta sempre marchigiana con la Maceratese che dopo il pareggio di Fano potrebbe mettere un'altra ipoteca domenica prossima nell'alto derby con la Civitanovese. Ne parleremo più tardi, ma come detto tanto spazio alla Lega Pro e lo capirete anche dagli ospiti che abbiamo questa sera. Saluto per la prima volta nei nostri studi il direttore generale dell'Aquila Calcio, Ugo Mastropietro. Buonasera direttore. Buonasera a voi, grazie. Buonasera direttore, grazie per aver risposto al nostro invito, grazie, un ritorno nei nostri studi, li conosce bene, il direttore sportivo Alessandro Battisti. Buonasera Alessandro. Ciao Andrea, buonasera a tutti. E poi conosce anche lui bene i nostri studi, ci torna a trovare, però forse è la prima volta quest'anno, Nebil Caidi, difensore del Teramo. Grazie Nebil, tra l'altro stai attraversando un buon momento, non solo a livello di squadra ma anche a livello personale, perché sei rientrato e insomma, hai preso al momento insomma, il posto da titolare. Allora, Lega Pro, abbiamo detto, tra mercato, tra partite che stanno sorridendo alle squadre abruzzesi. Subito uno sguardo alla classifica che viene aggiornata dopo la penalizzazione che è arrivata ieri al Grosseto, squadra battuta dal Teramo proprio domenica scorsa, perché era arrivato un deferimento a carico della squadra maremmana per via della presentazione in ritardo della fideiussione nell'ambito della iscrizione della squadra quest'estate. Questo ritardo della fideiussione comporta la penalizzazione di un punto, un po' come accadde anche al Chieti qualche stagione fa con la presentazione appunto in ritardo della fideiussione. Fatta questa annotazione, vado subito dal DG Ugo Mastropietro. Sembrava che l'Aquila non arrivasse al meglio a questo big match di sabato scorso con l'Ascoli, l'Ascoli che aveva segnato 6 gol alla Pistoiese, l'Aquila che invece aveva, non so se dire balbettato, ma certo non aveva incantato a Gubbio. Poi anche questi movimenti di mercato che molte volte sono delicati perché si rischia di toccare degli equilibri già che si erano creati. Poi comunque il caso Pacilli, magari se è ancora possibile parlare di caso, ora ce lo dirà anche il direttore generale. E invece poi l'Aquila è esplosa con questa grandissima prestazione che quasi cambia gli scenari, no? 3 gol rifilati alla capolista. Beh, abbiamo fatto un favore a tutte le squadre che inseguono, abbiamo accorciato la classifica. All'Aquila in primis. L'Aquila in primis, chiaramente, era uno scontro diretto, ci tenevamo a fare bene, venivamo da 2 settimane nelle quali il tempo che c'è stato all'Aquila, la neve, ci aveva permesso di allenarci poco e quindi la settimana invece che ha preceduto l'Ascoli ha permesso a mister Zavettieri di poter dare il massimo, di poter preparare bene la gara e questo ci ha permesso di fare una grande partita. Chiaramente vi invito a intervenire attraverso il nostro numero 392-623-7060, tra poco apparirà in sovrimpressione, scriveteci, fate le vostre considerazioni, fate le vostre domande perché insomma abbiamo qui ospiti importanti sul fronte L'Aquila, sul fronte Teramo, anche un dirigente estremamente competente come Alessandro Battisti. Grande risposta del pubblico, serviva perché da Ascoli insomma in poche ore sono stati bruciati tanti tagliandi e volevate vedere anche una risposta della città. Abbiamo visto davvero un grande pubblico e aver offerto a tutto questo pubblico una prestazione del genere è stata un po' la ciliegina sulla torta. Siamo stati gentili, ospitali, abbiamo dato tutta la nostra ospitalità all'Ascoli Calcio, siamo stati ringraziati dal direttore generale Lovato, dall'allenatore e da tutti i dirigenti. Quindi siamo stati, come si dice, abruzzesi fino in fondo, forti e gentili.
E poi però in campo è andata in un certo modo forti. Ecco, è arrivato anche il primo gol di Francesco Virdis, poi ne parleremo dell'impatto che può dare un giocatore di questo livello in una squadra come l'Aquila. Parliamo con Nebil anche della partita del Teramo. A Grosseto siete tornati alla vittoria dopo comunque due pareggi diversi ma positivi contro due corazzate come Ascoli e Pisa. È stata una partita che forse ha suggellato questo momento vostro da grande squadra, perché avete gestito la partita, l'avete comandata voi anche quando il Grosseto ha avuto il suo momento migliore, cioè all'inizio. Sì. Avete fatto un po' sfogare e poi siete usciti dalla distanza. Sì, è stata una partita positiva. Comunque sapevamo che il Grosseto comunque poteva partire forte, perché comunque ha cambiato allenatore, quindi sapevamo che comunque anche dei buonissimi giocatori per la categoria, e quindi abbiamo fatto un'ottima prestazione. E c'è stata la tua conferma, tu eri rientrato dopo il lungo infortunio, con il Pisa sei stato titolare anche per via della squalifica di Diakité, poi Vivarini ha scelto di ridarti una maglia da titolare, te lo aspettavi intanto? Beh, ci speravo in cuor mio, perché comunque avevo fatto una buona prestazione col Pisa e sono molto contento, perché comunque dopo un periodo veramente duro che ho passato per tutto il girone d'andata, finalmente ora posso dire che sto bene, quindi per me quello è fondamentale. Più in più stanno arrivando anche dei bei risultati e quindi sono doppiamente felice. La difesa con i tre centrali non è per te una novità, perché ci avete lavorato anche nelle stagioni precedenti, anche quest'anno, quindi sì, alla fine l'intesa da trovare con Ima Speranza probabilmente non c'era, perché era già no. Viva, con Perrotta che è il terzo elemento di quest'anno, quindi sì, neanche tante difficoltà a trovare questa intesa. No, non cambia tantissimo e quindi mi sono subito trovato bene, diciamo. Tra l'Aquila e Teramo, la voce neutrale di Alessandro Battisti, cosa cogli nel campionato di queste due squadre, che erano partite forse con obiettivi un po' diversi, perché l'Aquila già all'inizio, al contrario delle difficoltà palesate con Pagliari, però si percepiva una certa ambizione, invece nel Teramo un po' più di prudenza, pensiamo a salvarci. Ora? Beh, io ricordo, venni proprio qui in questi studi, se non sbaglio, alla vigilia della partita di Prato e di Forlì, insomma il turno successivo, ed era sicuramente un'altra atmosfera, no? Parlavamo di comunque due momenti abbastanza delicati, soprattutto dell'Aquila che sicuramente rispetto al Teramo magari era partita con qualche ambizione in più. Ci ritroviamo qui, mi ritrovo qui dopo sostanzialmente un girone, e fa piacere rivedere queste due realtà nella posizione che occupano, con estremo merito, non solo per la qualità che dimostrano in campo settimanalmente, ma credo che nulla è lasciato al caso. Mi riferisco ovviamente all'aspetto societario, perché comunque i risultati non possono non prescindere dall'organizzazione, dalla competenza, dalla struttura che si mette a disposizione dei professionisti che lavorano per una società. Quindi grande merito va ai protagonisti che scendono in campo, allo staff tecnico, ma soprattutto grande merito va a queste società che sicuramente stanno recitando un ruolo veramente importante in un campionato nazionale. Stai tessendo le lodi del direttore, praticamente. Assolutamente, del direttore, della componente tecnica, dei direttori sportivi, dei presidenti, dei soci, di tutti coloro i quali fanno sacrifici per mantenere il calcio in queste realtà. Oggi come oggi non è facile trovare società che investono, società che soprattutto riescono a trovare dei risultati. Molto spesso capita magari che quando vi sono tante persone ci sono sempre delle liti, tra virgolette, dei punti di vista differenti, delle situazioni che non è facile comporre e ridurre, diciamo, ad unità. Invece, per quanto riguarda soprattutto l'Aquila, questo è grande merito, va appunto al direttore, a tutti coloro i quali siedono intorno a un tavolo e riescono a far convergere gli interessi. Nel Teramo il presidente Capitani, insomma, sono anni
che tiene la barra dritta, come si dice, e quindi riesce con grandi sacrifici a portare avanti questa realtà. Sono due modelli diversi. Sono due modelli, diciamo, diversi, che però, ripeto, alla base secondo me hanno una grande competenza e una grande professionalità, perché questi sono risultati che oggi come oggi potrebbero sembrare un po' scontati, ma non lo sono assolutamente. Gli addetti ai lavori lo sanno che non è così. Direttore, è così difficile far andare d'accordo tante teste? Poi la proprietà che è frazionata, mentre magari nel Teramo c'è una proprietà un po' più individuabile, all'Aquila invece è un po' più frazionata, anche se c'è il presidente Corrado Chiodi, il vice Mancini. Beh, non sono poi, non è proprio così. Cioè, noi abbiamo una proprietà che è presente, però ha delegato delle persone esperte in questo settore a gestire quella che è la società calcistica, per cui noi i nostri soci li sentiamo e li vediamo tutti i giorni, ci confrontiamo soprattutto con presidente, vice e i soci più importanti, ma comunque la società viene gestita da me, da Ercole Di Nicola e da Fabio Guido Aureli, che è l'amministratore che rappresenta la società. Per cui andiamo avanti d'amore e d'accordo, perché con Ercole c'è un rapporto speciale, no? A parte che è un grande direttore sportivo, non lo devo dire io qui questa sera. E non gli voglio tessere lodi, perché sembrerebbe quasi scontato. Quasi scontato, anche per i risultati che ha avuto in 7 anni all'Aquila, devo dire. Lo stesso devo dire del Teramo, che comunque ci precede di un punto in classifica, che sta facendo un grandissimo campionato, c'ha un grande presidente che comunque è anche un conoscitore di calcio, una persona che si appassiona, che sta molto vicino, quindi sono due modelli gestionali un po' diversi, certo, no? Che però tutti e due ad oggi hanno dei grandi risultati. Per il derby di ritorno lì poi ne vedremo delle belle, suppongo, perché comunque c'è rispetto, ma c'è anche una rivalità sana che si è diciamo costruita nel tempo. Beh, il Teramo dovrà un po' cambiare quella che è la tendenza degli ultimi periodi, insomma, che sembra sempre perdente nel derby, per cui insomma, ecco qui, dovrà cambiare un po' questa cosa, ci proverà, vedremo se ci riuscirà. Al Fattori, Nebil raccoglie. Lo so, glielo auguriamo. Purtroppo è così, è un po' la bestia nera, però ci penseremo più avanti. Anche perché poi quella partita, quel derby nel Teramo non tanto, ma per l'Aquila ha rappresentato una svolta, perché venivate proprio dal cambio di allenatore, avete colto la prima vittoria in campionato, quindi... Beh, poi ne abbiamo fatte tante altre, perché... Tante altre, ma quella è stata la prima. Voglio ricordare che l'Aquila di Zavettieri oggi... Ah, ecco, facciamo questa proiezione, facciamo. È una proiezione molto interessante, perché insomma Zavettieri, da quando è arrivato all'Aquila, è arrivato senza, tra l'altro, conoscere i giocatori, ha messo la sua professionalità, un allenatore di categoria sicuramente superiore per come è imposta tutta la gara, la settimana, eccetera eccetera. Adesso non vi voglio svelare i segreti, perché sono segreti, però devo dire che comunque siamo rimasti tutti quanti colpiti da tutto lo staff. Certo. Non solo dal mister, ma da tutte le persone che sono... Beh, presenti. Era di fatto l'allenatore del Bari dello scorso anno, Bari che ha dato spettacolo lo scorso anno. Bene, quindi insomma è arrivato, ha fatto in 15 partite 31 punti e abbiamo soltanto una partita dove possiamo dire che meritavamo forse il pareggio, abbiamo perso con la Piacenza, ma tutte le altre partite, che comunque Pisa, Reggiana, proiettate per 21 partite, quelle 15 sarebbe 42 punti in classifica abbondanti, quindi insomma un cammino assolutamente fuori dal normale. C'è questo rimpianto, poi nessuno potrà mai dirlo, ma senza rimpianto, perché se Zavettieri i nostri errori li paghiamo, cioè sono stati magari errori a confermare Pagliari e quelle prime 6 partite. Se avessimo avuto Zavettieri, ma col senno del poi, certo, il calcio non, certo, si può, sono fare, considerazioni che sono si fanno in trasmissioni, si possono fare magari, anche tra virgolette al bar, però. Però è chiaro. Non è, diciamo, la classifica, quella che vediamo è quella che rispecchia i veri valori. I veri valori. Nebil, oggi avete fatto amichevole con il Lugano, è andata male a livello di risultato, ma vi siete confrontati con una realtà comunque importante, sì, come sì, quella del Lugano.
Ha giocato Milicevic anche, che poi è stato ufficializzato proprio 2 ore fa dall'ufficio stampa della Teramo Calcio, al collega Marco De Antonis, arriva in prestito secco. C'era questa forte volontà del Pescara di dare in prestito Milicevic perché possa fare esperienza, possa giocare dopo i problemi che ha avuto, però c'era anche l'interesse del Teramo di vedere se questo ragazzo era in condizioni idonee per poter essere importante nel contesto Teramo, se era in condizioni idonee dal punto di vista fisico. Evidentemente ci sono state delle risposte positive. Tu, a una prima occhiata, come lo hai, che impressione ti ha fatto? Io... Intanto è uno di pochi che si può confrontare con te, probabilmente, a livello di stazza. Sì, sì, è alto, sembra un buon giocatore. Io non posso valutarlo perché in un allenamento, in una partita d'allenamento, non puoi valutare, però speriamo che sia un giocatore che ci possa dare una mano, perché comunque siamo un gruppo importante e spero che si integri il prima possibile, perché abbiamo bisogno comunque. Direttore, avevo letto da qualche parte che c'era anche un interessamento dell'Aquila, conferma, smentisce su Milicevic? Guarda, prima di Djuric sì, poi quando abbiamo scelto Marco Djuric... Avete lasciato la pista Milicevic. Poi sentiamo anche Alessandro sulle caratteristiche di questo ragazzo e vediamo se può fare al caso del Teramo. Prima però vediamo la scheda sulla Lega Pro, dove appunto parliamo, approfondiamo il momento delle due squadre e diamo anche uno sguardo alle altre protagoniste del girone. Andata agli archivi, è stato un super weekend per l'Aquila e Teramo. L'epilogo della seconda di ritorno dice che il girone B con molta probabilità farà mantenere il fiato sospeso circa la sua vittoria fino alla fine e dice che le due cugine hanno importanti carte da giocarsi. Un banchetto cui sono invitate al pari di Ascoli e Pisa, ma anche della Reggiana, nonostante il KO del Delconero. Contro il Picchio, l'Aquila ha tirato fuori una delle migliori prestazioni stagionali, la migliore tra le mura amiche, e non solo per il risultato ampio. I rossoblù hanno dato una grande dimostrazione di compattezza, solidità e cinismo, dote quest'ultima che Special Fattori a volte è mancata. E poi i nuovi innesti iniziano a funzionare, gol da centravanti vero per Francesco Verdis, se inizia a segnare è difficile che si fermi, esordio coi fiocchi per Marco Djuric, anche lui in gol. Subito in campo anche Demiro Pozzebon, che dovrà aiutare Zavettieri a far dimenticare Mario Pacilli, ancora incognite sull'ex fantasista del Trapani, ma soprattutto un'altra preziosa bocca da fuoco per il tecnico calabrese. E mentre viene blindato il difensore Maccarrone, altri colpi volano in pentola, forse anche troppi, ma questo la dice lunga di quanto la società voglia il grande risultato, e anche subito. La gara del Fattori ha anche scoperto qualche nervo nella casa della capolista, che dopo Nardini cerca altri colpi, l'ex salernitano Guazzo nel mirino, ma soprattutto che sente non più grande solidità nella sua posizione di vetta. Sogna in grande anche il Teramo, il presidente Campitelli e tutta la società è uscita allo scoperto. Obiettivo: stare tra le prime tre. La Serie B è tutt'altro che una chimera, anche se per puntare al massimo qualcosa ancora manca nell'organico. E allora ecco che nelle ultime ore il mercato ha portato in biancorosso il centrocampista Hrvoje Milicevic. Il giocatore croato arriva dal Pescara in prestito fino al prossimo 30 giugno. Dopo il grave infortunio al ginocchio, ha comunque convinto il Teramo circa il suo stato di salute, ha sostenuto le visite mediche e oggi ha partecipato all'amichevole disputata dai biancorossi contro il Lugano. Se la condizione sarà buona, certo la stazza di Milicevic sarà perfetta per un centrocampo leggero, quale quello biancorosso. Intanto il Teramo, dopo i pareggi con Ascoli e Pisa, ha ritrovato la vittoria sul campo del Grosseto, contro una squadra dai grandi nomi e con lo stimolo in più del nuovo allenatore. Il Diavolo ha controllato la partita e colpito con la sapienza e l'autorevolezza della grande squadra. Gloria da match winner per Marco Perrotta, la cui stagione da 2 mesi e mezzo è svoltata. Intanto nel Pisa deve essere ancora metabolizzato l'innesto di Arrighini e con un autogol ha avuto la meglio sul Sant'Arcangelo, tirando un sospiro di sollievo. Al tappeto la Reggiana, anche un po' sfortunata contro l'Ancona, che sta risalendo a buon ritmo. Ancora tanto può accadere, ma con 5 squadre nel giro di 3 punti questo campionato promette scintille e anche polemiche, c'è da scommetterci.
E allora, se andiamo sul sito della Teramo Calcio, ci sono anche le prime parole da Neo Biancorosso di Hrvoje Milicevic: ho preferito Teramo ad altre squadre perché occupa una posizione di rilievo in classifica. I programmi sono ambiziosi e vogliono giocare per vincere proprio come me. Io sono pronto e dopo il problema avuto al crociato mi sento bene. Ho anche giocato un amichevole con il Pescara qualche settimana fa ad Ortona, la scorsa settimana con l'inaugurazione del nuovo manto erboso dello stadio ortonese. Posso ricoprire i ruoli centrali del centrocampo e spero di offrire il massimo contributo possibile alla causa. Alessandro, ho detto nel servizio che il centrocampo del Teramo è un po' leggero e Milicevic dovrebbe colmare questa lacuna, comunque questo aspetto. Sei d'accordo? Ma come vedi questo acquisto? Credo fosse proprio questo l'obiettivo, a parte numericamente, da quando è stato cambiato modulo, diciamo anche numericamente serviva qualcosa in quella zona del campo. Serviva qualcosa che avesse appunto un impatto fisico importante, perché comunque malgrado le qualità indubbie dei centrocampisti biancorossi, diciamo quello che probabilmente anche ad occhio manca un po' è proprio la fisicità. E questo è un giocatore che io lo vedo giocare, se non sbaglio, l'under 19 della sua nazione, del croato, l'under 19, sì. Lo vedi in una partita e a me impressionò. Io pensavo che avrebbe fatto una carriera diversa, anche se dopo non l'ho seguito più tanto, ma credo che abbia avuto qualche infortunio che, sì, che l'abbia fermato. È un giocatore che può fare anche la mezzala, oltre al centrocampista centrale vero e proprio, quindi sicuramente è stato un acquisto mirato, un acquisto che, se sta bene fisicamente e si metterà a disposizione del mister, penso che potrà dare una grossa mano. Pensi che il Teramo abbia bisogno di qualcos'altro? Non lo so, sinceramente non lo so. Io sono d'accordo con l'analisi che facevate prima sul mercato di gennaio. È un mercato molto delicato, perché comunque se una squadra ha già un equilibrio importante, se non vi sono necessità numeriche, credo che, a meno che non siano cambiati gli obiettivi iniziali, credo che meno si tocca meglio è. Loro già comunque hanno messo due innesti in quella zona di campo. Davanti penso che comunque anche la rotazione sta dimostrando che i tre attaccanti stanno sostenendo la grande. Dietro hanno tre centrali, quattro centrali con Perrotta, che sicuramente possono fare bene tutti quanti. Quindi non so se magari sugli esterni, probabilmente, visto che comunque quello è un ruolo abbastanza delicato quando giochi con la difesa a tre, se faranno qualcosa sugli esterni, sui giocatori di fascia. Però penso che comunque, quando si tocca poco, vuol dire che si è lavorato bene in estate, e quindi hanno dato dimostrazione di aver fatto un grandissimo lavoro. Si parlava di equilibri, l'arrivo di Djuric va a togliere spazio al tuo ex giocatore del Pinto? No, io lì ce l'ho tanti di ex, perché io c'ho, oltre a Lorenzo, c'ho Francesco Virdis, è stato tra l'altro anche un mio compagno di squadra nel Chieti, quando era un bimbo in fasce, però già si vedeva, perché mi sembra che quell'anno purtroppo non ci fu un finale da ricordare per noi, però fece 8 gol ed era il primo anno da professionista. Ma io penso che comunque loro lì in mezzo hanno grande qualità, perché Del Pinto, Corapi, adesso anche Djuric, che comunque è un giocatore di spessore. Anche l'Aquila aveva questa esigenza di dare un po' più di fisicità lì. Calcolando che comunque, ecco, con anche loro, con la difesa a tre, con quest'altro acquisto gli può consentire di giocare anche con le due mezze ali, quindi di variare spesso. Quindi sicuramente è stato un acquisto molto importante. Un pupillo del direttore. Beh, dopo tutto, Djuric si è fatto ricordare, no? Nella partita d'andata, perché fece gol, tra l'altro, se non sbaglio, ruppe lui la serie di... No, probabilmente ci fu un gol precedente, lui fece il gol del vantaggio del Forlì. Comunque, voglio ricordare che insieme alla Salernitana la difesa meno battuta di tutta Lega Pro. Certo, beh, dopo tutto, insomma, la rosa anche lì dietro è composta da grandi giocatori. Vediamo, è arrivato un messaggio, peraltro mi dicono dalla regia anche abbastanza corposo.
Dottor Mastropietro, vorrei sapere se Mario Pacilli rimane all'Aquila. Se rimane, lui deve dare il massimo, dimostrare il grande giocatore che è. Le prossime 5 giornate di campionato sono determinanti per la lotta alla Serie B. Stiamo tutti vicino alla squadra, società, tifosi e la città tutta. I giocatori devono stare concentrati per tutta la gara e lottare su ogni pallone. Solo così porteremo a casa i risultati. Sono convinto che abbiamo una grande squadra e per la B ci siamo anche noi. Un saluto a tutti i presenti, Gianni. Grazie Gianni per questo, devo dire, argomentato, lungo ma anche molto composto messaggio, che ci fa toccare un tema che è stato ampiamente già trattato nelle scorse settimane. Siamo arrivati a una svolta, siamo in una fase interlocutoria circa Mario Pacilli. Cosa possiamo dire? Pacilli è un giocatore dell'Aquila Calcio a disposizione del mister, per cui fino a che l'Aquila Calcio non decide di cederlo e Pacilli di andare via, rimarrà a disposizione dell'allenatore. Se il ragazzo sta bene, nelle gerarchie del mister sarà titolare e potrà giocare, altrimenti no, c'è poco da parlare, cioè, la questione Pacilli è tutta là, cioè, il giocatore vuole rimanere all'Aquila, quindi abbiamo tutta la disponibilità. Il rapporto con l'avvocato Di Campli, che è il procuratore, ci sono state delle schermaglie che abbiamo letto tra carta stampata. Ma io non ci voglio tornare su questo argomento. Il giocatore è a disposizione dell'Aquila, è un giocatore che tra l'altro è un giocatore molto bravo, che viene da categorie superiori, no? Se lui vuole far parte di questo gruppo e ha detto di sì, noi siamo pronti ad abbracciarlo come abbiamo già fatto e come non ci siamo mai dimenticati di farlo. Per cui è in sintesi, prima arriva il 2 febbraio, meglio è, perché dal 3 febbraio lì poi una decisione deve essere presa, o lui decide di andare via col vostro beneplacito. Se va via Pacilli arriverà un degno sostituto. Certo, però ecco. Poi non sono d'accordo con questo messaggio, che ringrazio Gianni, che tra l'altro penso di aver individuato. E le prossime 5 partite diranno tanto, ma non diranno tutto, perché le prossime 5 partite, poi ce ne mancheranno altre 12 dopo le prossime 5 partite, se non sbaglio, altre 12 per arrivare alla 19ª di ritorno. Il campionato si decide ad aprile e a maggio e non si decide adesso, anche se è molto importante, no, in questo periodo fare il risultato e non staccarsi dalla vetta. Per cui sarà un campionato molto difficile e molto equilibrato. Non pensiamo che comunque di 17 partite si possono fare 51 punti, cioè, certo. Per cui sarà un campionato molto duro, ogni partita è durissima. Domenica noi andiamo a giocare in una partita difficilissima a Prato, che si sta giocando la salvezza e che l'allenatore è in discussione, per cui dovremo sfoderare una grande prestazione per poter portare a casa un risultato positivo. Nebil, si parlava di un intervallo di 5 partite, forse i tifosi ci tengono proprio perché per arrivare a giocarsi il campionato a marzo, aprile e maggio, temono che ci si possa staccare in questo momento, quindi penso che la preoccupazione sia quella. Voi come state vivendo questo momento? Cioè, siete già gratificati dal fatto di essere lì dove molti non pensavano voi potevate arrivare, oppure siete molto sul pezzo? No. Non siete contenti ancora fino in fondo? Volete lottare fino alla fine? Beh sì, credo di sì, cioè, bisogna assolutamente lottare fino alla fine, perché ormai siamo in una posizione che da... Cioè non mi vedo una situazione di appagamento, no, stiamo lì, stiamo già facendo tanto. No, perché siamo in una società che non si accontenta mai, in un mister che non si accontenta mai, quindi non abbiamo proprio attorno a noi, c'è gente che... Siamo circondati da gente che vuole vincere, quindi per forza non ti puoi appagare. E quindi anche la squadra, con entusiasmo e con la giusta serenità, affrontiamo queste partite, però con il desiderio dentro di vincere ogni partita. Senti, le partite con Ascoli e Pisa, abbiamo detto, sono state diverse. Secondo te che Teramo c'è stato? Che segnale ha dato il Teramo in quelle due partite? Forse che segnale ha dato intanto a voi stessi? Beh, di sicuro che ce la giochiamo con tutti, perché comunque credo che l'Ascoli e il Pisa sono le squadre più, probabilmente più attrezzate da luglio, che hanno dichiarato che vogliono vincere il campionato, e fare delle prestazioni come quelle che abbiamo fatto in queste due partite comunque ti fa capire che ci sei, ecco, e quindi credo che sia positivo quello che
delle partite che abbiamo fatto. Direttore, il 3-0 riferito all'Ascoli, anche il fatto che l'Ascoli non abbia battuto il Teramo, forse ha fatto arrivare un po' di tensione in casa Ascoli. L'ho desunto, se non altro, anche dalle quelle schermaglie tra Ercole Di Nicola e il DG Lovato, probabilmente. Possiamo mettere cortesemente la parola fine a questo dibattito tra Lovato e De Nicola, eccetera, eccetera. Allora, con Lovato ho parlato in occasione di una cena, di un pranzo, dove c'erano tutti i dirigenti della C, c'era Gabriele Gravina e il presidente Campitelli. E ho parlato, ho chiarito in quell'occasione che comunque non c'era stato da parte di Lovato nessuna richiesta ufficiale per Pacetti. In quel pranzo mi chiese Corapi, chiaramente ha ricevuto un no secco da parte dell'Aquila Calcio, da parte mia in primis, ma di tutta la società, del direttore in primis, specificando che lui avrebbe preso Pacilli soltanto se Pacilli fosse andato gratis, cosa che insomma non è minimamente ammissibile, né in cielo né in terra, che andiamo a rinforzare una diretta concorrente dell'Aquila in questo campionato. Per cui, chiarita questa situazione, era chiuso ogni discorso. Quindi, saputo tra l'altro che a detta dello stesso Lovato era stato proprio il procuratore dello stesso giocatore ad offrire il giocatore all'Ascoli, certo. Noi abbiamo detto: vabbè, allora scusate, basta. Sono stato proprio io a Lovato in una successiva telefonata a dire la polemica è chiusa. Poi ci è tornato dopo l'Aquila Ascoli, dove tra l'altro io mi sono messo in prima linea per far sì che fosse una bella giornata per l'Aquila, ma soprattutto che l'Ascoli fosse ricevuto da signori quali sono, da sportivi, eccetera, eccetera. Poi è tornato su questo argomento probabilmente per distogliere attenzione da un secco 3-0 e ricordiamoci che nel secondo tempo l'Ascoli non ha passato il centrocampo. Ok, parole chiare. Alessandro, l'Ascoli che chiede Corapi, poi c'è comunque questo ammiccamento in qualche modo con Pacilli, poi abbiamo sentito già la situazione di Lapadula, l'attaccante del Teramo accostato all'Ascoli, anche Del Pinto, vogliono tutti i giocatori del nostri, Pinto. Supermarket Abruzzo, cioè, per e basta, la no, squadra del patron Bellini, così anche la volontà squadre, di rafforzarsi, no? Indebolendo le dirette rivali. Ma io o sono voci a volte anche noi incontrollate, siamo contenti, significa che comunque i nostri giocatori sono ambiti, no, certamente, e quindi certamente abbiamo lavorato bene, giusto? Assolutamente, sono giocatori che farebbero comodo non solo all'Ascoli ma a tutte le squadre che lottano per un obiettivo importante. Però ripeto, chiedere un giocatore all'Ascoli o al Teramo, all'Aquila o al Teramo, credo sia un po' fantascientifico, insomma, come giustamente sottolineava il direttore, cioè è come se la Juve chiedesse un giocatore alla Roma o viceversa, cioè, e poi soprattutto non giocatori di contorno, di complemento, ma giocatori che sono dei cardini di queste squadre. Va bene, ci fermiamo, siamo andati anche un po' oltre, chiedo scusa a Gianni D'Areo in regia che coordina la trasmissione, alle camere Silvia Gentile, andiamo in pubblicità. Eccoci rientrati, tra poco daremo spazio ad altri messaggi, rimettiamo in onda la classifica. Nebil, è un girone che tu forse a livello di realtà conosci, perché ci sono anche squadre della tua Romagna, no? Anche se proprio le squadre della tua Romagna, ora intanto speriamo che di non portare sfortuna perché giocherete col Forlì, sì. Però sono più che altro nella parte di destra, sì, della classifica. Nella lotta al vertice, escludendo voi e l'Aquila, delle altre che sono lì su, chi ti spaventa di più, chi temi di più, o comunque chi vedi che è la migliore a tuo avviso intanto? Per me l'Ascoli, però come ho detto prima, Ascoli e Pisa sono dichiaratamente... già da quest'estate che hanno sempre dichiarato che vogliono vincere e hanno fatto squadre fortissime. E la Reggiana per me è forte, vedo queste tre qui, anche se comunque l'Ascoli ha dimostrato di essere la più forte. Mezzo gradino
sì, sopra le altre. Si è dimostrato per un girone di essere la più forte e comunque è lì davanti, quindi per ora tanto di cappello. Alessandro? Ma io stimo molto Mario Petrone, perché sin dai tempi di San Marino è un allenatore che mi piaceva vedere, del quale mi piacevano vedere le sue squadre. Io andavo a vedere spesso, è un allenatore che credo che abbia tanto da insegnare ai propri giocatori e alla propria squadra. Però io credo che se la Reggiana è una squadra che dal centrocampo in avanti, a me piace come gioca, è una squadra propositiva e ha degli interpreti veramente, veramente importanti. Però io penso che forse ce l'ho avuto come allenatore, conoscendolo come persona e conoscendo il carisma e il carattere, se lo fanno lavorare e non gli mettono i bastoni fra le ruote, io penso che Braglia sia il pericolo numero uno per le abruzzesi. È stato un po' sulla graticola, forse sì, lo è sì, tuttora, no. Perché ha vinto con questo autogol sul tiro di Frediani. Quello lo sai perché gli dico se lo fanno lavorare, se non gli rompono le scale? Perché non leggo, non vedo il Braglia che conosco io, cioè il Braglia che, tranne in qualche rara occasione, a fine partita ne manda a dire delle belle a tutti, ce l'ha con tutti, cioè, e lo vedo molto pagato. A terra non si è neanche presentato. Lui è uno che non è che appelli sulla lingua, non è uno, certo, che usa luoghi comuni, frasi scontate, lui è uno che non... Invece quest'anno più di qualche volta l'ho visto molto, molti scrupoli. Sarà stato un po' toccato dall'anno con la Juve, allora, Stadium, questa retrocessione. Allora il mio dubbio è quello, se Braglia è Braglia, lui secondo me per le abruzzesi è il pericolo numero uno. Per me il Pisa resta la squadra da battere per organico e per allenatore. Poi chiaramente speriamo di sbagliarci sicuramente. Il direttore invece, tolte le abruzzesi, il Pisa per me ha una fortuna sfacciata, specie quando gioca contro di noi, che noi quando torneremo a Pisa andremo prima, abbiamo fatto l'accordo già con la squadra e con l'allenatore, che andremo a San Francesco d'Assisi a farci benedire. E ho pensavo voleva pure l'anno scorso, Beh, l'anno scorso lì un 2-2 che doveva essere un 4-2 per noi e fu e così. Pure in casa, poi in casa l'ultima ai playoff, devo dire, dopo una partita dominata al 90esimo hanno fatto unico tiro in porta. Anche in campionato, anche all'andata, finì 0-1 segnò Giovinco o Armà. All'andata quest'anno, devo dire, è stato un vero e proprio, non dico furto, ma insomma. Perché non... Polemiche arbitrali, errori a non finire, che ci può stare una giornata negativa dell'arbitro, solo che a noi ci capita sempre contro il Pisa, non so per quale motivo, quindi insomma. Non c'è 2 senza 3, ok, ma non ci sarà 3 senza 4, speriamo di no. Ma no, se San Francesco ci aiuta, no. Quindi pellegrinaggio sulla via verso Pisa. Passando, faremo proprio una strada lunga, quindi passando per Assisi. Quindi Pisa fortunato, ma è anche la squadra più forte secondo Ugo Mastropietro delle non abruzzesi, o è l'Ascoli o l'Ancona che sta risalendo? Le squadre Reggiana si vedono in campo, non si vedono sulla carta, i giocatori che vengono presi poi sono gli allenatori che se hanno nelle corde delle grandi prestazioni, più riescono a lavorarci bene, più riescono a ottenere dei risultati positivi. Quindi per cui io direi che le due abruzzesi non hanno nulla da invidiare sia all'Ascoli che al Pisa e che alla stessa Reggiana. Però devo dire questo, che se l'Aquila e Teramo saranno davanti a queste squadre, comunque chi ha lavorato per queste squadre ha fatto una grande prodezza. Se loro saranno avanti a noi avranno fatto quello che gli spetta, perché hanno speso il doppio di noi. Gianni ha ripescato dagli archivi proprio l'Aquila Pisa. Invece le tue romagnole, Nebil, risaliranno la china? Forlì magari tra due partite, magari tra un po'. Però insomma, la Spal è stata una delusione. San Marino e Sant'Arcangelo sono lì giù. Sì, infatti mi dispiace, perché comunque da romagnolo avrei piacere che fossero un pochettino più in alto. Sì, però dai, il campionato è ancora lungo e quindi vedremo, mi auguro che risalga. Non avete San citato? Marino, sì, San Marino si è rinforzato. San Marino ha vinto comunque. San Marino non occuperà quella posizione. Dal nuovo allenatore, oggi ha preso anche un portiere. No, San Marino ha comprato bei giocatori, quindi ha fatto una grande squadra per il giorno di ritorno. Non avete citato la Carrarese?
che però mi sembra che anche lei sia una squadra che per questo giorno di ritorno è abbastanza da temere. Peraltro l'Aquila e Teramo giocheranno proprio allo Stadio dei Marmi, quindi affronteranno questa lunga trasferta. Non è romagnola però. Non è romagnola, siamo in terra puana, siamo a Carrara. Va bene, vediamo qualche messaggio con aiuto sempre di Gianni D'Areo, vediamo cosa ci avete scritto. Grande Mastroveto, siamo la squadra più attrezzata per salire, ce ne andiamo in B, scrive Alessandro, fiducioso. Insomma, la partita, il 3-0 all'Ascoli lascia il segno, gli altri comprano i giocatori per riempire l'album delle figurine. Forza Magico Teramo, sarà un riferimento all'Aquila o no? Teramo 37, Aquila 36, un attimo che ci arriviamo. Ugo, uno di noi, e domani sera paghi la cena, ciao da Massimo. Non so se è un tifoso, se è un dirigente, se è un non so chi. Comunque non pago. Non paghi. Non pagherai domani. Però vedo che insomma manca un mesetto al derby, Nebil. Insomma, affrontiamo per un attimo questo argomento, perché comunque la partita, se non sbaglio, del 22 a scanso di anticipi o posticipi, sarà comunque un momento significativo di questo girone di ritorno. Voi avrete anche lo stimolo di invertire un po' quella che è la tradizione recente, anche perché la tradizione precedente vedeva il Teramo in vantaggio, però l'Aquila sta ora un po' raddrizzando. Sì, no, sarà una partita bella, però ora ci sono da pensare a altre partite, quindi c'è tempo, però di sicuro mi auguro che sia comunque uno scontro ancora al vertice. Assolutamente. Mi auguro che invece che l'Aquila e Teramo abbiano tutte e due punti di vantaggio sulla seconda. Ah, quindi sarà un... Mi auguro che sia un spareggio che possa dire tanto per l'Abruzzo, che possa essere una grande festa come lo è stato domenica scorsa. Chiaramente la partita è da giocare, sarà sicuramente una partita molto difficile per entrambe le formazioni. Tutti e due cercheranno sicuramente di dare il massimo, sarà una bellissima giornata di sport. Per quanto Campitelli ci tiene a vincere, sa bene il direttore che Campitelli farà di tutto per vincere questa partita, caricherà la squadra a mille. Soprattutto mi auguro che Campitelli mi ha promesso che questa volta o perde o vince verrà in conferenza stampa. Ah. No? Quindi cioè, questa promessa mi auguro che il presidente l'abbia nelle corde di mantenerla anche nel caso non sia gliela giriamo la richiesta, ma sicuramente farà così, perché comunque è anche uno sportivo che quando perde, anzi quando non vince, si incazza, ma certamente questa trasmissione lo rappresenta, c'è un'amicizia che ci lega abbastanza importante. E mi auguro che questa rimarrà al di fuori della rivalità calcistica del momento, per cui insomma noi apprezziamo tantissimo il presidente Campitelli, apprezziamo quello che sta facendo il Teramo e tutto quanto. La vuoi immaginare questo derby? Sicuramente è una partita molto diversa da quella dell'andata, sicuramente sarà una partita, mi auguro insomma che le squadre riescano a mantenere, se non a migliorare, questa posizione di classifica. E quindi credo sarà una partita assolutamente da gustare. Diversa anche perché ora le due squadre hanno una loro identità precisa, che invece allora forse non cercavano. Non avevano. Io sentivo parecchi fischi, malumori per quanto riguarda gli spatti nei confronti della squadra del Teramo. Io credo che sia opportuno sottolineare che probabilmente la squadra del Teramo tra le prime 5 o 6 è quella che non c'entra niente, sulla carta parlo io, nel senso non c'entra niente perché ha comunque dei calciatori che se consideriamo questa come prima divisione, tranne due o tre prima di quest'anno non l'avevano mai fatta, è una squadra che comunque non ha una grandissima esperienza per quanto riguarda questo tipo di campionati, mi riferisco appunto ai giocatori, e il fatto che si ritrovi con ampio merito in quella posizione di classifica credo testimonio e sottolineo ancora una volta la bontà del lavoro che è stato fatto dal direttore in sede di costruzione della squadra e quello che fa quotidianamente l'allenatore, che comunque ritengo sia uno di quelli che con questa categoria non abbia nulla a che fare, l'ho sperimentato personalmente, quindi
So che è un allenatore che riesce a dare un'identità alla propria squadra. Il fatto che sia lavorando lì a Teramo già da un po' di tempo dimostra come è una squadra che sa quello che vuole, sa come ottenerlo, quindi grande merito a questa società e a questo allenatore che stanno veramente facendo un miracolo. Ecco Nebi, la vostra stagione è cambiata, e quindi torniamo al discorso dell'identità, è cambiata quando da un punto di vista tattico avete apportato questo cambiamento. Voi come gruppo come avete vissuto in quel momento? Quasi come fosse una sconfitta, cioè oddio qui le cose si mettono male, dobbiamo cambiare modulo e magari rischiamo di perdere anche gli orientamenti che erano quelli classici che Vivarini vi ha infuso dall'anno precedente. Invece poi questa situazione di, non dico emergenza, ma di difficoltà l'avete trasformata in una positività. Sì, è stato... Però quei giorni come li avete vissuti, quando si è deciso proprio di cambiare la... Ti dico la sincera verità, era il periodo che mi sono operato e quindi ero proprio... Pensavi ad altro? Sì, ero proprio a casa, quindi non l'ho vissuto proprio in prima persona, però da quello che ho percepito comunque è stata una novità, però che l'abbiamo colta, cioè col piglio giusto, ecco, certo. E ci sta dando grossi risultati, quindi poi non so se sia una questione di modulo o no, perché comunque... Il mister ha dimostrato di essere veramente, veramente forte e quindi in un modulo o con un altro comunque il Teramo ha sempre fatto bene con Vivarini, quindi vedremo. Però dai che sotto sotto dicevi dai torna Nebil, perché se torni c'è un posto in più lì dietro. Beh, sicuramente. Da difensore. Cioè. Difesa 3, certo, è normale certo. Che c'è un posto in più, però sì. È una cosa positiva per un centrale. Certo. Poi tra l'altro all'occorrenza tu hai fatto anche il centravanti nelle situazioni di emergenza. Lasciamo stare. Ricordo Teramo Salernitana, Teramo Campobasso, buttato... Sì, anche Teramo L'Aquila. Teramo L'Aquila, sì, alla ricerca del pareggio disperato. A proposito di... tu sei 1,95 m, anche di più probabilmente... Sì. Abbiamo parlato prima di giganti, Milicevic, anche Marco Djuric, quindi andiamo a vederlo un po' meglio, no? Insomma, il suo viso, le sue parole. Peraltro è un ragazzo di origine serba ma è nato in Italia, direttore, e lo si capisce benissimo da questa intervista, originario di Pesaro se non sbaglio, di proprietà del Cesena, che il Cesena aveva dato in prestito al Forlì e poi il prestito è stato spostato all'Aquila. Sentiamo Marco Djuric. Marco Djuric, esordio migliore con l'Aquila, non potevi sognare, da un gol ai rossoblù a un gol per i rossoblù, importante perché ha fissato il 3-0 contro la capolista. Sì, dai, sono contento, cioè non te l'aspetti neanche di fare un esordio così. 2-0, dovevamo chiuderla proprio così, almeno loro erano morti, ho fatto il 3-0, sono felicissimo. Poi contro l'Ascoli, adesso andiamo a meno 1, meno 2, sono troppo contento. Abbiamo visto già dentro appieno gli schemi di mister Zavettieri. Sì, sono arrivato martedì, il mister mi ha voluto subito per gli schemi, cose, tattiche, così sono più vicino ai ragazzi, cose, capisco subito i movimenti degli attaccanti, è andata bene, siamo trovati bene davanti a centrocampo con Ciccio, la difesa pure stava alta, no, un'ottima prestazione secondo me. Notazione sul pubblico, gli applausi prima e dopo, quanto vi hanno caricato? Ah sì, sono stato contentissimo, poi la prima volta che sono venuto qua allo stadio, trovarli così tanti, sempre un piacere, poi ci sostengono tutta la partita, si sentono, sono felice. Altro che serbo, è italiano, no? Poi Nebil come lui insomma lui pure italo-marocchino, ma italiano, lo senti parlare, sì. Lo conosci Marco Djuric? Sì, conosco meglio Milan, suo fratello, il fratello, perché giocava con mio fratello. Però diciamo di vista, infatti quando ho giocato anche col Forlì l'avevo salutato e ci conosciamo, sì dai. Che referenze hai di Marco, del minore? Che referenzerai? Come, cioè... Mi hanno parlato molto bene, sì, quello che so è un ottimo giocatore, nonostante la stazza c'ha anche un'ottima tecnica, quindi
per un giocatore avere, essere completo in questo calcio è fondamentale. Tuo fratello Kedir? Sì, Kedir. Sì. L'ho lasciato che era al Pontedera? Sì, adesso gioca in Eccellenza, e lì al, vicino a casa, vicino a Ravenna. Sì, squadra l'anno, scorso, l'anno scorso era Argentana. Argentana. Sì, vicino tra Ferrara e Ravenna, diciamo. E l'anno scorso ha giocato poco col Bellaria e quindi... Cerca di ripartire. Sì, esatto, è rampa di lancio. Ho capito. Vediamo qualche altro messaggio da casa. Vediamo un po' con l'aiuto sempre del nostro Gianni D'Areo. Ok, la grande prestazione contro l'Ascoli, però gli consideri un po' più di umiltà. Il Teramo invece a fari spenti è la vera sorpresa, spero che continui così. Un tifoso abruzzese, non so se è un tifoso del Teramo o veramente un tifoso abruzzese, penso si riferisca al direttore generale Ugo Mastropietro, non so se vuole rispondere ora, se vuole rispondere in generale, se risponde dopo questo messaggio. Dice ma un po'... non credo che ci sia niente da rispondere. Assolutamente. Andiamo avanti. Potrebbe accadere ed è augurabile. Pescare e lanciare in A, Teramo e L'Aquila in B. Forza Abruzzo, forza Teramo. Diciamo che forse è più facile a livello di formula che Pescare e Lanciano vadano in A. Poi alla fine è estremamente difficile e lo sappiamo. Però ci sono due posti diretti più uno tramite playoff per andare dalla B alla A. Il problema è che chi sta in Lega Pro a disposizione un solo posto nel girone e poi c'è un posto che rimette in gioco tutto per i playoff che sono intergirone, quindi non è facile per chi è in Lega Pro lasciare la Lega Pro e andare in B, perché ripeto le prime del girone A, B e C salgono e poi c'è un altro posto che viene rimesso in discussione con dei playoff intergirone, quindi è davvero più complicato che ci siano due promozioni di abruzzesi dalla Lega Pro alla Serie B. Però è possibile. Certo, possibile e sarebbe per noi il delirio, questo non lo neghiamo. Chissà, chissà. Andiamo, vediamo un altro messaggio. Appello a tutti i teramani, sabato al Bonolis minimo in 3.000 a tifare, forza Teramo. Beh, devo dire che c'è un'ascesa a livello di pubblico su tutte e due le piazze. Il direttore dell'Aquila parla di Ascoli e Pisa che hanno speso tanto, ma voi credo abbiate speso lo stesso tantissimo e se non dovete salire anche per voi sarà un fallimento. Qui chi ha speso di meno direi che anche un terzo rispetto a voi è Pisa e Ascoli, siamo noi del Teramo, quindi per noi comunque vada sarà un successo, forza diavolo, grande Nebil. Beh, si accende il derby, qui non so se il direttore vuole dire qualcosa, è d'accordo con questa... Dovrebbe rispondere... Dovrei parlare col direttore del Teramo per rispondere a queste cose. Un tifoso non sa che l'Aquila ha speso meno del Teramo. Ah, l'Aquila ha speso meno del Teramo. Bene, bene. Andiamo... Noi abbiamo un grande direttore sportivo. Che ha saputo massimizzare le risorse che ha avuto a disposizione. Questo è il discorso che fa Ugo Mastropietro. Agli aquilani dico solo CBD, che io mi scuso per l'ignoranza, ma non... Un plauso va a questa società che in tutti i campionati a cui ha partecipato è sempre riuscita a mettere su grandi squadre quando, stando sempre al vertice. Grazie Presidente Campitelli per tutti gli sforzi che fa per la Teramo Calcio. Lei è già nella storia della Teramo Calcio, anche se certi gufi di altri emittenti proprio non riescono ad ammettere che il nostro Presidente è un vincente, ma cercano il pelo nell'uovo per criticarlo. Noi veri tifosi siamo tutti con te, Presidente, gufi rosicate. Qui... Si torna in... Questa è una grande missione che comunque facciamo tutti gli abruzzesi, io in primis, io e Campitelli è un grande presidente, oltre che una grande persona che certo. L'ha dimostrato, alla quale siamo tutti legati. Certo. Chiaramente come rivalità calcistica cerchiamo... Beh, quella c'è meglio, ed è anche giusto che ci sia, però, se mi consentite. Teramo ha un grande presidente, ma soprattutto una grande persona. Certo, certo. Sabato tutti come l'Aquila tra l'altro. Beh, devo dire ci mancherebbe altro, no, ma anzi bisogna ringraziare persone come non so, un Corrado Chiodi, un Luciano Campitelli e tutti, Ercole Cimini, Mancini, cioè tutte queste persone che poi investono, fanno calcio con tutte queste risorse e ci permettono comunque di fare trasmissioni. Quando comunque il nostro presidente mi pare che è stato il primo a uscire dalla C vincendo proprio il derby col Teramo, lo spareggio. Certo. Un applauso a Chiodi e a assolutamente, quello che ha fatto per assolutamente, ma ripeto, se noi siamo qui poi a parlare di calcio, di L'Aquila, di Teramo, eccetera, eccetera, e se i tifosi possono anche sfottersi
come un po' di sana rivalità può consentire, e lo si deve anche, anzi non anche, soprattutto a queste persone che investono tanto nel calcio. Sabato tutti allo stadio, questi ragazzi hanno bisogno di tutto il nostro sostegno per raggiungere un sogno. Teramani svegliatevi, un saluto ad Andrea, grazie e complimenti per la trasmissione. Ciao Domenico, ci scrivi sempre. Gli aquilani dico solo che hanno speso tantissimo, quindi non so un altro anno se non dovessero salire. Anche questa... poi dopo l'affrontiamo questo discorso. Forza Nebil, crediamoci fino alla fine, siamo sempre con voi, il sogno continua. Perché c'è questa voce che se l'Aquila non sale non si sa che cosa debba succedere direttore? Allora, l'Aquila devo dire che ha lavorato molto bene, c'è un grande direttore sportivo, comunque l'Aquila è ben vista in tutta Italia. Noi quando andiamo a chiedere un giocatore a Lecce, al Benevento o altre squadre importanti, Alessandra, Novara eccetera eccetera, sono tutti interessati a venire all'Aquila perché all'Aquila c'è una buona nomea, ci sono buoni giocatori e comunque c'è questa nomea che gira per l'Italia, certo. Quindi sembrerebbe che l'Aquila spenderebbe chissà che cosa per fare un campionato. Il nostro costo di gestione, e sono pronto a portare il nostro bilancio che si può prendere, sono tutte SRL, certo. Chiunque Camera la vuole di commercio può prendere il nostro bilancio, Telema, può prendere anche quello del Teramo, anche quello dell'Ascoli, anche quello del Pisa e della Reggiana, e poi vede chi ha speso di più e chi ha speso di meno, è una cosa ufficiale. Capito. Per cui le basta tirarli fuori che l'Aquila ha speso meno. L'Aquila ha speso meno del Teramo. Ok, ok. Allora, torniamo a parlare di calcio giocato e di Teramo, perché uno dei pezzi più pregiati è sicuramente Gianluca Lapadula, ne abbiamo parlato in precedenza come un oggetto del desiderio dell'Ascoli, però insomma resta a Teramo e fa le fortune del Teramo, lo abbiamo ascoltato. Lapadula, adesso il discorso comincia a farsi interessante. Sicuramente stare lassù è piacevole ed è bello, dà tanto umore alla squadra, tanti sorrisi. Ora però non montiamoci la testa perché abbiamo fatto tanta fatica per arrivare lì e basta un nulla per ritrovarsi 3, 5, 6 punti più bassi. E non è che poi vengono le vertigini? No, le vertigini no, assolutamente no, perché una cosa positiva che abbiamo nel gruppo è quella di avere tanta fame, sapere da dove si arriva, come si è arrivati a fare questo campionato, quindi bisogna guardarsi indietro e sapere tutti i sacrifici che abbiamo fatto, essere consapevoli di quello che abbiamo dovuto passare per arrivare lì. E ora ci vuole solo tanta grinta e tanta fame. Non è un caso se si fanno 11 risultati utili consecutivi, se si arriva al secondo posto a un punto dalla prima, se si vincono partite come quella di domenica a Grosseto? No, sicuramente non può essere coincidenza, ecco, sicuramente c'è un gran lavoro da parte dello staff, del mister, del direttore, di Giuseppe, e poi abbiamo un gruppo che veramente è la nostra arma in più. Su questo ci voglio mettere veramente una parola, perché è un gruppo affiatato e unito, quindi è normale che poi vai a vincere a Grosseto e fai una partita in casa col Pisa dove gli massacri da primo all'ultimo minuto, quindi questa secondo me è una grande qualità del Teramo. E forse l'insidia maggiore potrebbe arrivare proprio da una partita come quella di sabato col Forlì, no? Perché uno pensa di scendere in campo e vincere facilmente, poi invece il calcio ci insegna che ci sono altre insidie. Esatto, questa può essere la classica partita che dopo i 3 fischi dell'arbitro ti mangi le mani, e questa cosa qua non deve assolutamente capitare, perché dobbiamo scendere in campo come sempre, affiatati, come siamo scesi col Pisa, come siamo scesi con le altre squadre. Col Forlì non bisogna fare alcuna eccezione, anzi forse bisogna alzare un po' più l'asticella dell'attenzione, perché basta uno scivolone per rovinare tutto. E insomma, parole importanti quelle di Lapadula, che la dicono lunga su come state affrontando questo campionato, Nebil. Tra l'altro lui in campo è davvero tignoso, io non so in allenamento se... Ah, uguale. Mi pressa, grande, morde le caviglie, sembra il primo difensore, è un grande attaccante, ma sembra il primo difensore. È un grande, sì. Non ho parole, sì, è veramente, per me è veramente un esempio, perché... È un giocatore che tu comunque è un 10, però che è un 10 che morde le caviglie ai difensori avversari, che è il primo a pressare, che
È positivo perché comunque è uno che incita anche il compagno in difficoltà e quindi veramente io sono entrato dall'infortunio da poco. Ti ha dato il benvenuto quindi, con qualche entrata. Quindi, no, no, però non avevo avuto tanto l'onore diciamo di allenarmi e quindi ora che sto da un mese con col gruppo ho visto veramente che... fortissimo sia come persona che come giocatore. È un giocatore che Alessandro magari ritroveremo tra qualche anno in B, non so se addirittura in A, però insomma il suo ex compagno di squadra Coda erano insieme al Nova Gorica, ora appunto è in Serie A ed è un esempio, anche se è giovane, ma un giocatore ma lui di dopo... quel livello. Io credo che farà tesoro di questa stagione perché lui dopo l'annata che ebbe a San Marino dove fece altrettanto bene vincendo il campionato, probabilmente si aspettava qualcosa di più l'anno successivo a livello di presenze e quindi è dovuto ritornare un'altra volta, tra virgolette, nella Lega Pro, però penso che metterà a frutto l'esperienza già passata. Io un ragazzo che noi abbiamo, io e Vincenzo e Vivarini abbiamo un amico in comune che è Marco Giannitti, direttore sportivo del Frosinone, certo, certo. E quando il primo anno di C praticamente... Se non sbaglio, prima di C, lui durante questo periodo cercavamo un attaccante, mi chiamano, dicevano c'è la padula, così andai a vedere una partita di Coppa Italia, perché lui non giocava con la Cisco, con la cosa, l'Atletico come si chiamava, e andai a vedere in Coppa Italia c'era il fango alto così a terra. Arava, una cosa... Poi non ci fu la possibilità di poterlo prendere, però si vedeva già all'epoca e comunque parliamo di 5 anni fa, insomma era ancora più giovane, quindi già si vedeva che aveva delle qualità veramente importanti e le sta mettendo a frutto alla grande. Assolutamente sì. Abbiamo un altro obbligo, l'ultimo pubblicitario, poi rientriamo per gli ultimi 10-15 minuti di trasmissione, tra pochissimo. Allora, prima di vedere l'ultimissima tranche di messaggi, apriamo una parentesi questa sera molto molto limitata, dedicata alla Serie D, ma dopo tutto insomma gli argomenti e gli ospiti presenti ci hanno portato a dare grande spazio alla Lega Pro e ci mancherebbe altro, però siccome... degli argomenti non mancano neanche in Serie D, ci vediamo questa scheda e poi vediamo con Alessandro di capire cosa potrà accadere nel girone F. Intanto questa è la situazione. La Maceratese fa un piccolo passo verso la promozione, anche se la capolista poteva dare una scossa ancora più sensibile al campionato. Nel classico discorso del bicchiere mezzo vuoto mezzo pieno, la squadra di Maggi da un lato ha sciupato addirittura due calci di rigore, che potevano portare alla vittoria sulla diretta rivale Fano. Dall'altro è pur vero che una giornata che si prospettava difficile lascia, a conti fatti, le distanze immutate, perché al pari del Mancini vanno aggiunti quelli della Samba Giulianova e in particolare quello della Civitanovese con la Vispesaro. Quanto di buono fatto fino a due settimane fa, ora la Civitanovese lo sta vanificando. I risultati riflettono il caos che all'esterno si percepisce, la scorsa settimana vissuta a colpi di comunicati, con la squadra che lamenta il mancato pagamento degli stipendi e la società pronta a rispondere per le rime. E dopo il deludente 1-1 con la Vis, prima l'esonero del tecnico Meco Monaco, l'annuncio di una conferenza stampa per il nuovo mister, poi l'annullamento della suddetta conferenza e infine il dietro pronto su Meco Monaco, che resta sulla panchina rosso-blu, il tutto in circa 24 ore. Che ci sia inquietudine è chiaro, il tutto alla vigilia di una domenica decisiva. Il derby dell'Elvia Regina di domenica prossima potrà permettere alla Civitanovese di riavvicinarsi alla vetta o alla Maceratese di escludere i cugini dalla lotta al vertice. L'ultima domenica ha consegnato al Chieti la vittoria nel derby del Piccone e al Celano, d'altro canto, l'ultimo posto della classifica. Sempre più difficile la situazione per la compagine marsicana, che si lamenta per l'arbitraggio, ma per prima cosa deve rammaricarsi con se stessa per aver sprecato importanti opportunità. La corsa verso la salvezza è sempre più dura. Il Chieti, dopo aver annunciato il nuovo DG Salvatore Casapulla e nonostante le diverse assenze, ha fatto risultato grazie alle parate di Placidi e le invenzioni di Esposito, dimostrazione come nei momenti di difficoltà il tecnico Ronci sappia tenere unito il gruppo. Quota 40 è sempre più vicina, come resta accesa la possibilità di lottare per il quinto posto, anche se la lista di assenze in vista del derby con la Miterina sarà ancora più lunga per le squalifiche di Giron e Perfetti. Ha destato peraltro impressione il mancino marocchino Lagzir al debutto dal primo minuto
ricevuto a Celano, un talento da seguire. Al derby dell'Angelini arriverà una Amiternina rinfrancata dal pareggio col Campobasso. La squadra di Angelone, dopo le brutte sconfitte con San Nicolò e Fermana, ha mosso la classifica con la Vis e appunto la compagine molisana. Quest'ultima partita ha messo in vetrina una volta di più le qualità del 98 di Paolo, un gran gol quello dell'under, finito nell'orbita di diverse squadre, fra queste in vantaggio c'è la Ternana, pronta a investire su di lui. A Chieti però mancherà Capitan Valente. Buon punto a Iesi per il San Nicolò, che però dovrà accelerare sensibilmente se vorrà recuperare una parte di punti lasciati per strada nella prima parte della stagione. Beh, purtroppo è un girone nel quale gli abruzzesi hanno al momento un ruolo abbastanza interlocutorio, a meno che una tra Chieti e San Nicolò, più difficilmente in Giulianova, non abbiano una striscia di risultati che possano portare a ridosso del quinto posto. Per l'Abruzzo ci sarà poco da festeggiare in questo campionato, e anzi semmai bisognerà limitare i danni con un Celano che ora è ultimo in classifica e con altre squadre, in particolare Amiternina e Giulianova, che cercano la salvezza. Alessandro, però lì su la Maceratese resiste, anzi ha avuto il colpo del KO a Fano. No, ma infatti la Maceratese sta veramente facendo un cammino importante, credo sia ancora imbattuta se non erro, quindi dimostra di occupare con grande merito la prima posizione. D'altronde le sue rivali sono squadre veramente attrezzate. Fino al Campobasso, almeno fino a questo momento, sono sicuramente squadre che hanno sono partite con l'obiettivo iniziale di vincere questo campionato. Fano, Civitanovese, San Benedettese, lo stesso Matelica, anche se magari nel mercato di dicembre ha un po' ridimensionato la sua rosa. Io tra le prime squadre mi auguro che San Benedettese alla fine possa riuscire di Paolucci, di Alessandro, sì, di Pepe, faccio il tifo per loro, non me ne vogliano i miei amici che magari ho in qualche altra squadra, però anche perché credo sia la società che probabilmente meriti alla grande quella categoria, che già purtroppo aveva conquistato sul campo 2 anni fa e per le note vicissitudini è stata costretta ad abbandonare. Anche se Caos Civitanovese, mi dispiace per il mister perché lo ritengo un grande professionista, una persona molto seria. Quando ho letto del suo esonero, umanamente mi era molto dispiaciuto. Sono contento che abbiano ripensato. Certo, io ho seguito un po' superficialmente la storia, non so se ci sono stati dei comunicati o meno, però sicuramente è stata una situazione gestita non in maniera professionale, diciamo così, perché sembrava da certo l'esonero del mister. È stato fatto un comunicato proprio dalla società, lo sapevo, quindi a maggior ragione era stata anche annunciata una conferenza stampa il giorno dopo per la presentazione del nuovo mister, non annunciato, ma era stata annunciata la conferenza stampa di presentazione. Poi è stata revocata e poi è stato reintegrato Meco Monaco, tutto a colpi di comunicati, diciamo, ufficiale. Un po' di confusione sicuramente c'è stata, anche se la squadra è una squadra attrezzata e fino alla fine penso che starà lì, occuperà quelle posizioni. Ho visto un grande entusiasmo a Fano già da qualche domenica. Caspita. Che Caspita. Lo stadio si riempie ed è importante, insomma, che è un campionato dove comunque ci sono delle piazze importanti, piazze che hanno una storia, una tradizione, quindi sicuramente dispiace vedere il Chieti una posizione magari che in questo momento non può recitare un ruolo da protagonista, però come dicevi tu, se riesce ad inanellare una striscia di risultati magari quinto posto non è così utopistico, non è così lontano, insomma. Assolutamente no, anche perché il Chieti dovrà affrontare all'Angelini sia il Campobasso sia il Materica, che ora sono in quella posizione. Segue un po' il girone F, il direttore tiene d'occhio. Mi associo a ciò che ha detto Alessandro Battisti, perché Silvio Palucci è un mio grande amico, ha giocato nell'Aquila, si è stata una grande amicizia già da tantissimi anni fa, e quindi faccio il tifo anch'io per lui. Mi auguro che la San Benedettese possa anche lei festeggiare un qualcosa di importante e di regalargli anche la sconfitta dell'Ascoli nel nostro girone. Loro sarebbero i primi a festeggiare una non vittoria dell'Ascoli di questo campionato di... Poi devo fare i complimenti anche nell'altro girone a un mio carissimo amico che è il figlio di Davide De Nicola, che oggi col Rimini, vincendo scontro diretto, sono andati 8 punti di vantaggio, quindi auguri a Daniel, che è un 96, figlio d'arte,
bomber. Del nostro bomber Davide Di Nicola, che comunque si sta veramente comportando molto bene, essendo uno dei migliori del girone nonostante la sua giovane età. Ultimissimi messaggi, grazie a Gianni D'Areo. Poi vediamo arbitri e formazione. Al direttore dell'Aquila vorrei dire che il rugby tornerà ad essere il primo sport. Il vostro ciclo finirà, parlo quello del calcio. E io poi dico anche la mia su questa cosa, se mi posso permettere, allora, direttore. Io voglio dire una cosa a questo signore che ha scritto, che chiaramente dimostra la poca conoscenza, la poca sportività. Perché comunque io mi auguro che il rugby torni importante, ma che l'Aquila sia sempre importante, anche l'Aquila. Io devo dire che comunque noi lavoriamo molto in collaborazione con la polisportiva L'Aquila Rugby, che quest'anno ci ospita al Centicolella, ci dà i campi, ci aiuta in tutto e per tutto, e quindi abbiamo un ottimo rapporto con il rugby, con i propri dirigenti, con tutta la città. Per cui questa cosa del rugby, del calcio, è una cosa che comunque non ci deve unire, non ci deve dividere, ma unire. Anzi, sarebbe l'ideale che tutti gli sportivi lanciassero l'idea di una polisportiva nella città dell'Aquila, che potesse gestire tutti quanti gli sport più importanti con tutti i dirigenti uniti per un unico obiettivo. Io ricordo, cioè, questa persona che ha scritto questa cosa, devo dire, rispondiamogli questo per messaggio, educazione, ma... Sì, mi riporto indietro a quando a Teramo si parlava di una sorta di dualismo tra calcio e basket, quando invece penso che quelli sono stati degli anni bellissimi con il Teramo Basket in Serie A, con il Teramo Calcio che in C1 lottava per andare in Serie B. Poi c'è chi piace più il basket, chi più il calcio, ma voglio dire, quando si è di una città e si è tifosi, è bello che ci siano realtà che rappresentino al meglio la propria città, i propri colori ai massimi livelli. Quindi non è che uno deve escludere l'altro, anzi si può essere complementari. Peraltro qui c'è Nabil Caidi, che giocatore di calcio, ma per stazza prestato al calcio, perché potresti benissimo essere un'ala piccola del basket. Sì, anche pallavolo, direi. Anche pallavolo, però Teramo ha avuto tradizione di basket, non tanto di palla al volo, almeno negli anni più recenti. Hai giocato anche a basket, pallavolo? No, fatto pallavolo, beach volley d'estate. Fratello che gioca è malato di pallavolo proprio, beach volley. Chi è malato? Un fratello grande. Ah. Che proprio gioca a beach volley, a pallavolo da una vita, e mi ha passato un po' sta cosa e seguo la pallavolo, infatti a Ravenna. Beh, Ravenna. Hai visto Steve Timmons, Karch Kieran, Andrea Gardini e compagnia bella. Certo, chi meglio di te può parlare di queste cose? Ti invidio per aver visto probabilmente il meglio in assoluto di questo sport, perché quando parli di Karch Kieran penso che hai toccato forse il top del top della pallavolo e anche del beach, perché poi si disimpegnava molto bene anche sulla sabbia. Torniamo a noi. Noto una certa competenza anche nel pallavolo. Mi appassionava, ora un po' meno, ma da buon tifoso della Maxi Cono Parma, qui mi perdonerai, bracci, Zorzi e compagnia bella. Dalla promozione alla Lega Pro, 6 anni ai primi posti, grande Campitelli, il potere logora chi non ce l'ha. Avanti. Qualcuno mi commenta il trattamento riservato al grandissimo Federico Saraiocco per 3 anni, idolo della curva. Tanto Saraiocco prossimo alla partenza. Da tifoso aquilano mi auguro grandi soddisfazioni sia per l'Aquila e Chieti, gemellate storicamente da tanti anni. Eh sì, speriamo che sia così. Saraiocco, purtroppo le stagioni cambiano, qualcosa non è andato quando Federico è tornato a giocare a Teramo, probabilmente non è stato più il portiere dal rendimento che aveva lo scorso anno, e poi si fanno delle scelte, c'è un portiere che in questo momento è il titolare e penso che Saraiocco sia il primo in queste condizioni a voler cambiare aria per trovare una nuova dimensione e poter trovare minuti in campo. Quindi penso che se le strade si separeranno accadrà per il bene di tutte e due le parti, in particolare dello stesso Federico, che magari approderà in altri lidi e potrà far ridecollare la sua importante carriera. Siamo abbastanza in ritardo, rapidissimamente gli arbitri. Vediamo Federico Sassoli di Arezzo, che dirigerà Teramo Forlì sabato alle 19:30, è un primo anno.
quindi è un debuttante in questa stagione. 6 partite dirette, 2 vittorie interne, 3 pareggi e una vittoria esterna. Chiaramente non ci sono precedenti né per il Teramo né per il Forlì per questo giovane arbitro aretino, ripeto, un primo anno. Vediamo l'arbitro che sarà sulla strada di Ugo Mastropietro dell'Aquila, Pietro Dei Giudici. Qui al contrario è un quinto anno, 78 direzioni in Lega Pro, 29 vittorie interne, 26 pareggi e 23 esterne, quindi un bilancio assolutamente equilibrato per questo fischietto della sezione di Latina. 20 espulsioni, 35 20 rigori concessi, 35 espulsioni, mi sembra abbia numeri abbastanza equilibrati, un po' a tutto tondo. Però, caro direttore, è un arbitro che vi porta male, perché vi ha diretto 2 volte: Grosseto L'Aquila lo scorso anno 1-0 per il Grosseto, e 3 stagioni fa in seconda divisione, eravamo verso la fine del campionato, Perugia L'Aquila 2-1, quindi 2 direzioni e 2 sconfitte. È il momento di invertire il trend. Beh, però devo dire che comunque un arbitro che comunque a noi non ci è dispiaciuto, perché con il Perugia ricordo che abbiamo sbagliato un rigore, quindi ci ha concesso un rigore che poi Pia ha sbagliato, e 0-0 fu il risultato se non erro, e non una sconfitta. No, forse lei pensa alla partita dello scorso anno. C2. In realtà questa fu un Perugia L'Aquila di 3 stagioni fa, era la seconda divisione, stagione 2011-2012. E allora, era verso la fine del campionato. Con Grosseto la partita la perdemmo noi, sì, perché ci mangiammo 10 gol davanti alla porta. Quindi fu una sconfitta legittima, direttore. E allenatore del Grosseto era Leo Acori, non lo ricordo benissimo. Quindi. No, questo Alessandro lo sparava. Gol di legittimo, da sconfitta metri, legittima con gol di legittimo, è memorabile. Illegittima. Illegittima. E invece il Prato ha un precedente, Prato Nocerina 0-0 dello scorso campionato. Vediamo anche le probabili formazioni. Perna a Lumezzane, scrive Franco. Così, pum, una frezzata all'ultimo. È concreta questa voce? Non posso rispondere, il direttore sportivo che fa tutte queste cose, io non ce l'ho sta notizia. Va bene, va bene. Allora, le formazioni, partiamo dal Forlì in ordine di disputa di partite. Allora, Mari, non si vede granché, però ora il Forlì gioca con il 4-2-3-1. Scotti in porta, i centrali sono Drudi, è andato via Guidi, ed è arrivato nello scambio Francesco Morga. L'altro centrale potrebbe essere con Drudi, potrebbe giocare o Fantini o Gidai, quindi c'è questo ballottaggio. A sinistra hanno preso questo Pastore, ex Borgo Abugiano, quindi chiedere a Tonti referenze su questo terzino che giocava con Tonti 2 anni fa nel Borgo Abugiano. A destra Catacchini, i due mediani potrebbero essere Zaccaria Mlili, che è tornato recentemente in campo dopo l'infortunio, e Pettarin. Davanti, se Docente recupera, gioca Docente, altrimenti giocherà l'ex Giulianova e Casoli, Francesco Ciccio Morga. Alle sue spalle Occhio a Melandri, giustiziere del Pisa. Poi a sinistra Fantoni, a destra Castellani. Questo potrebbe essere un abbozzo di formazione per la gara di sabato. Forlì che ha cambiato allenatore, ha preso Richard Vanigli al posto del precedente, di Rossi, e quindi con questo nuovo allenatore pare che il Forlì abbia anche svoltato. Questo può essere un 11 credibile per la formazione di sabato prossimo. Diamo uno sguardo anche al Prato. 3-4-1-2 è il modulo che ultimamente con cui sta giocando il Prato. Ivusic in porta, trio di difesa con Matteo, D'Ametto e Sorbo. Matteo classe 97 tra l'altro. Cavagna è un po' il giocatore d'esperienza del centrocampo, con Romano, Gabbianelli trequartista, le punte Rubino, Bocalon, ma c'è anche Fanucchi, gli esterni Bandini e De Agostini. Un breve commento sul Forlì per Nebil e sul Prato per il DG Mastropietro. Nebil. Beh, come hai detto prima, il Forlì, dopo quando è arrivato il nuovo mister, sta facendo degli ottimi risultati, ha vinto a Pisa, quindi è una squadra che ha trovato una giusta dimensione, quindi sarà una partita molto molto difficile. Conosci un po' di giocatori? Sì, conosco Drudi, Gidai, che giocavano con me a Cesena. Drudi anche a Teramo ha giocato 2 settimane, sì, ad agosto. 2 settimane, sì. E poi vabbè, Melandri come giocatore, poi credo che sia di Ravenna anche lui. E Docente. Fortissimo tra l'altro. Forte, sì, sì. E comunque è una buona squadra che
secondo me da prendere con le molle, come si dice in questi casi. Veramente... non c'è un giocatore che a me piace tantissimo ed è Rosafio, che anche lui è arrivato come morga poco tempo fa. È un giocatore, può anche darsi che possa spuntare. È uno di quelli dei giocatori che cambia la partita. Lui è entrato al posto di Fantoni contro la propria Cienza e ha cambiato in positivo la partita. Ha una grandissima qualità, era ex Viareggio a Lecce. Lui è del Lecce, era considerato l'erede di Chirico, insomma, come qualità, come caratteristiche. Ed è strano perché è veramente un ragazzo che ha una grande qualità, probabilmente non ha molto equilibrio, diciamo, al di fuori del campo, ma è un giocatore da prendere con le molle. E potrebbe essere un papabile titolare al posto di Fantoni sull'out di sinistra. Direttore Mastropietro, il Prato, squadra che è nella parte medio-bassa della classifica, ma poi c'è un precedente, non so se lei ricorda o le avranno detto, di quel famoso Prato-L'Aquila, quella semifinale, gesti inconsulti, con quella botta e risposta 95esimo-97esimo, ci fu un'eliminazione amarissima per la squadra aquilana, ma parliamo della stagione, se non ricordo male, del 2011 addirittura. Il Prato è una squadra forte, non è una squadra che rispecchia questi valori che esprime la classifica. È una squadra che è costruita con la primavera dell'Inter, c'ha un giocatore davanti che lo vorrebbero avere tutti in questo girone, che è Bucalon. Sì, confermo. No, sarebbe titolare in qualsiasi formazione, anche le prime in classifica, direi, o comunque nella rosa. No, per cui una squadra temibilissima, sono in una posizione di classifica molto difficile, l'allenatore di Prato con una sconfitta potrebbe rischiare il posto, quindi giocheranno alla morte. Noi andiamo, sapendo tutte queste cose, per cercare di stare attenti, perché comunque loro cercheranno di fare una partita al di fuori delle loro possibilità anche. Ed esorcizzare anche l'incubo del lungo Bisenzio, anche sulla scorta di quel precedente nefasto. Chiudiamo qui questa trasmissione, chiedo scusa a Gennaro in regia perché siamo andati oltre questa sera, ma insomma è andata così, è stata anche una bella trasmissione con ospiti estremamente competenti. Quindi io ringrazio il DG dell'Aquila, Ugo Mastropietro. Grazie a voi. Grazie direttore per la sua presenza, grazie ad Alessandro Battisti. Grazie Andrea. Grazie anche a Nebil Caidi, in bocca al lupo. Grazie a voi, crepi il lupo. Grazie a Gennaro, a Silvia Gentile, a voi che ci avete seguito e ci riseguirete, ne sono sicuro, anche mercoledì prossimo con un nuovo numero di Pro e Contro. Buonanotte. Ragazzi hanno fatto una grande prestazione, sono contento per i tifosi, per la città, per la società. Me l'aspettavo che i ragazzi facessero sta partita. Adesso il pensiero è ripetere queste partite a partire da domenica a Prato. We'll be right back.
creato questo gruppo di 5 squadre, la sesta credo che sia l'Ancona che sta facendo bene, ma un po' più distaccato, regna un grande equilibrio, noi ci crediamo davvero. Scusa, mi sono preso quello che ho lasciato domenica, io purtroppo non mi prendo mai niente, io lascio sempre, pur facendo delle partite giocando addirittura con la porta. Commentare una gara del genere diventa molto difficile. Quello che ha visto ha fischiato, domenica scorsa non è accaduto questo e quindi ci prendiamo questi punti e arriviamo a 29 punti. Dobbiamo arrivare a 40 prima possibile. Secondo tempo è normale che c'è anche la forza della squadra avversaria, una squadra forte, però alla fine non è che abbiamo concesso poco. Giochiamo questi palloni lunghi che per me, se vogliamo arrivare, non esiste giocare così, assolutamente. Ora tengo niños que dice Galeo, Galeo, Galeo.
a giocare, a concentrarsi, che a fare altro. Il mestiere amministrativo finanziario spetta a me.